Amici di YouTube, ciao a tutti, bentornati sul canale e benvenuti ad un nuovo video di spacchettamento. Oggi aprirò un altro ETB di Zenith Regale. Sono curiosa di vedere se questo ETB sarà normale o sarà sculante come i precedenti. Prima di aprire l'ETB vi volevo mostrare due carte che ho scambiato ieri. Ho conosciuto Matteo, grazie Matteo, che mi ha scambiato queste due carte. È un mio follower, ricerca accademica Hyper, che mi mancava, e incubatrici uova, che in realtà sono sempre più rinco. Ho scambiato, ma non mi mancava incubatrice uova, ma modulo Esca Gold. Vabbè, avrò qualche amico a cui darla, perché sicuramente a qualcuno mancherà. Quindi a questo punto, con ricerca accademica Hyper, mi mancano ancora tre carte: modulo Esca Gold, Blanche e Candela Hyper. Spero di trovare qualcuno che le abbia da scambiare. Detto questo, andiamo subito ad aprire le 10 bustine e vediamo, sono proprio curiosa di vedere come va a finire oggi con queste TB. Ecco qui le nostre 10 bustine, non mi soffermo sul contenuto perché tanto tutti avete acquistato e aperto ETB, non si trovano più quasi da nessuna parte, quindi direi che andiamo ad aprire le bustine e vediamo come va oggi, sono proprio curiosa. Prima bustina, aprirò prossimamente ancora alcuni prodotti in attesa dell'uscita delle nuove confezioni, il Pikachu e le Mini Teens. E poi proporrò di nuovo un video sulla mia collezione, man mano che prosegue inserirò le carte che mi mancano, sarà ancora lunga comunque. Energia, scambio di energia, scarpe da trekking, lunatone, Shinx, Corphish, Pavniard, Seal, Rockruff, una reverse Grabbin e un Luxray che ho già. Bene, abbiamo iniziato con la bustina vuota. Forse si cambia trend, seconda bustina. A questo punto sarebbe più una sorpresa non trovare nulla che trovare qualcosa, perché visto il pool di questa espansione, devo dire che poi si trova e ad un certo punto ci si rimane male se non si trova niente o poco. Bene, direi che passiamo alla seconda bustina. Energia, Girafarig, Pinkurcin, Acchiappa Pokémon, mi sembra vuota anche questa, Grabbin, Scrap, Helioptil, Vulu, ah no, qui c'è una Galarian Gallery, Shinx, speriamo che sia una che mi manca, e no, un Oricorio che purtroppo ho già, è un Yanmega. Niente, ho trovato una Galarian che ho già. Andiamo intanto a svivarla e mettiamo qui sullo sfondo. Terza bustina. Sarei contenta anche di trovare un po' di V normali, V Max, V Astro della collezione standard, perché devo dire che si fatica a trovarle. Tra il resto mi mancano ancora alcune holo normali, tra cui il Mewtwo. E qui abbiamo Energia, Salazzle, Dusclops, Metang, Larvesta, Tangela, Baltoy, Mewot di Galar, Vilmer, una reverse Mr. Mime che forse mi manca e un Dabwool normale. Beh, dai, questo ETB ha iniziato con un altro trend. Quarta bustina, è che se non trovo niente poi mi viene voglia di aprire ancora. Energia, qui vedo un bordo, dai, che forse c'è qualcosa di figo, mi sembra argentato, Luxio Electric, Trolle di salvataggio, mi sa che è una Galarian, Sunkern, Bidoof, Koffing, un Salandit, un Purloin, e no, non è una Galarian, un Zamazenta Reverse che mi manca anche la holo, e abbiamo, beh, un bordo argentato, speriamo che sia un allenatore che mi manca, che non sia gli amici Aizui, e Telo, bella, mi manca, sono contenta, ho trovato un allenatore full art che mi manca. Questi sembrano molto difficili da trovare. Anzi, facciamo così, la metto sullo sfondo così perché mi irrita il riflesso delle sleeves, quindi le mettiamo così momentaneamente. Va bene, allora quinta bustina. Quindi non mi ricordo se sono 5, mi pare 6 gli allenatori full art del set principale. Vabbè, lo sappiamo, sarà una lunga collezione, però ho deciso che farò il master set, anche perché non penso, poi magari cambierò idea, ma non sono convinta di andare avanti con i master set, pubblicherò un video dedicato,
ma da scarlatto e violetto, se non ci sono novità, mi sa che cambio trend, aprirò sul canale, ma non farò più, non collezionerò più i Masterset. Energia, B-Sharp, Fratelli Vanghe in spalla, Ultra Ball, Pulù, Helioptil, Pancham, Scambio, ma anche qua abbiamo qualcosa, Snorunt, un bordo argentato, bene, bene, bene. Questa è una Galarian Gallery e abbiamo, cioè non ci credo, l'unica che ho già, vabbè, Berserker, incredibile, cioè l'unica Galarian Gallery che ho già. Vabbè, tanto devo fare la collezione anche per il mio amico Michael, per cui va bene. Siamo a metà, sesta bustina. E qui abbiamo Energia, Mega Ball, Graveler, Caramella Rara, Yamma, Pavniard, Cricket Hot, Chatot, un Mr. Mime di Galar, e qui abbiamo una Galarian e abbiamo un Cricketune che ho già purtroppo e una Fabia che forse mi manca, non sono sicura perché alcuni, un paio di allenatori mi mancano, devo controllare. Vabbè, mettiamola qui. Vabbè, niente di che devo dire, fino adesso, vabbè, adesso mano a mano che va avanti la collezione sarà sempre più difficile trovare carte mancanti, in realtà me ne mancano ancora un'infinità, però fino adesso solo l'etero mancante. Energia, sesta, cosa siamo? 7, 8, 9, 10, settima bustina, Giraffari, Pincurcina, Chiappa Pokémon, Oddish, Salandit, Ricerca di Energia, Grabbin, uno scrap e niente. Ah, bella, ma è un'energia, no, l'energia reverse, bella, niente. Ah, lo Snorlax che mi manca, una rara che mi manca, mi pare. E un'energia reverse inutile praticamente perché non va in collezione, che fastidio. Cioè, ho un'energia luminosa, cioè lucente, ma non me ne faccio niente. Ottava bustina. E qui abbiamo energia. Saranno difficili da trovare le energie quelle del set, Larion, Amiciassino, Gloom, Starly, Scambio, Execute, Lovedisc, Emolga e niente, un Chargeabug lucente, niente di che, è uno Scizor che forse mi manca. Purtroppo mi hanno chiesto il Charizard lucente, adesso che me l'hanno chiesto, quelli che avevo purtroppo sono già impegnati e non lo troverò più ovviamente. Secondo me, beh, mettiamo la Fabia fuori schermo. Ultime due bustine. Non ho ancora trovato il mio God pacchino che trovo di solito. Stiamo cambiando trend. Vabbè, con Gran Festa abbiamo avuto un po' di sfortuna. Non vorrei che fosse finita la magia. Luxio, Electric, Trolley di salvataggio, Bidoof, Pozione, Mr. Mime, Sunkern e Coughing, e abbiamo una reverse fratelli Vanghe in spalla e forse una V normale, sì, penso di sì, un Simiservi che non ricordo se ho. Mettiamo davanti all'energia e andiamo all'ultima bustina, e qui abbiamo il segnalino, quindi o c'è qualcosa di figo o non c'è un bel niente di solito. Vediamo. Martello dirompente, Dusclops, scarpe da trekking, ricerca di energia, Sheeter, Riolu, uno Yangus, Cherubi e niente, è una reverse, quindi pacco pacco, infatti zero ora. Di solito queste bustine, se hanno il codice o hanno una carta super figa, non hanno nulla. Niente, quindi direi, facciamo un ricapino, devo dire che rispetto agli altri TB sicuramente è stato questo ETB sottotono, ma comunque abbiamo i nostri tre, i sei pool, perché l'energia non la considero, l'energia holo non la considero proprio. Abbiamo trovato, partiamo da, direi, mettiamole così, abbiamo trovato sì, 6, 3, 4, 5, 6 senza l'energia, quindi una lucente, una V normale, due Galarian Gallery ma di quelle di poco valore, un Etelo però full art che devo dire molto bella, Melania che è anche una bella full art della Galarian Gallery ma che ho già, e un'energia reverse. Con questa immagine vi saluto, auguro a tutti una buonissima giornata H24 e ci vediamo presto appena recupero altri prodotti da aprire.